Ciao ragazzi, eccoci qui per un nuovo video e tanti vi sarete chiesti come mai, anche se girano dei video sul web per quanto riguarda i fari opacizzati, vedete? Io in questo caso utilizzerò la Smart come cavia, però si può effettuare in tutte le auto, in tutti i modelli, in tutti i tipi di auto. Poiché i fari sono soggetti agli agenti atmosferici, caldo, freddo, acqua, pioggia, sole, appunto, quindi essendo di plastica, dopo un po' si ricoprono di questo strato giallognolo e quindi si opacizzano, vedete? Anche qui è opacizzato. Ora andiamo a vedere come, con l'aiuto di qualche semplice prodotto comprato in supermercato anche della Aerexon, avremo bisogno della pasta abrasiva un po' più grossa, pasta abrasiva ma non eccessivamente, poiché poi potete lasciare delle righe sul faro, e poi un'altra pasta abrasiva un pochino più fina. Queste sono tutte paste abrasive per rimuovere i graffi dalla carrozzeria, e il polish in questo caso non ce n'è bisogno poiché è per la carrozzeria. Allora, possiamo utilizzare queste due paste abrasive, una un po' più grossa e una un po' più fina. Ok, iniziamo da questa più grossa, una prima mano iradiamo per rimuovere il più possibile questo alone giallo. Vi faccio vedere. Avrete bisogno di un panno pulito. Lavoriamo su tutta la superficie. Questa è un'operazione che alcune volte l'ho effettuata anche con un semplice dentifricio, quindi tranquillamente lo potete provare anche voi qualora non avete sotto mano un po' di pasta abrasiva e dentifricio e un po' d'acqua. In questo caso però, vedete, sto utilizzando la pasta abrasiva e guardate già lo strato, quello diciamo lo strato giallo, come rimane sul panno, lo strato che si è creato sopra il faro, appunto. Andiamo ad applicare ancora pasta abrasiva. Poi, finito questa mano, andiamo a utilizzare quella più fina e vediamo la differenza con l'altro faro. Passiamo alla parte pulita. Guardate che spettacolo. Già è un'altra cosa, quindi veramente è bastato veramente poco, una mano sola, e guardate la differenza, questo con questo. Guardate, non c'è paragone. Io continuo un altro po' ancora con questa pasta abrasiva e poi passiamo quella più fina. Questi sono prodotti veramente che trovate ovunque, autoricambi, supermercato, e a volte ce ne sono anche indicati appositi per i fari. Quindi guardate la differenza già. Guardate il faro, bellissimo. Confronto. Ok, utilizziamo questa, sempre rimuovi i graffi con agenti lucidanti. Con il panno andiamo ancora a ripassare, strofinate, fate dei cerchi, mi raccomando, non andando dritti a righe, ma creando dei cerchi. Penso che è una cosa che sapete già fare, che avete già fatto per la vostra auto, magari per rimuovere qualche graffio. E puliamo. Veramente bello. Già credo che sia sufficiente, quindi
di non ripassare più. Poi, se voi vi volete divertire e volete continuare a passare e ripassare, però ad un certo punto attenzione, perché si rischia insomma di consumare lo smalto che c'è sopra al vetro del faro. Guardate, bellissimo. Guardate, non c'è paragone. Bene ragazzi, qualora il video vi sia piaciuto, come sempre, mettete un like, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento, vi risponderò molto volentieri, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti, Adrenalinas. Ciao! Ora, così tanto questo è un fuori programma. Qui c'è una strusciatina, sicuramente magari sarà stato una ringhiera o magari non so, un muretto con la pasta abrasiva. Come togliere e rimuovere anche questo semplice graffio. Quindi vi potete divertire, insomma, i graffi piccoli in superficie li potete togliere tranquillamente. Guardate, sempre movimenti rotatori, ovvio, dove manca proprio la vernice non ci si può fare nulla, come questi punti neri che proprio è partita e scheggiata la vernice. Però guardate come questo piccolo graffietto è sparito. E voilà, eccolo, non c'è più.